giunto alla 21esima edizione, quindi alla maggiore età, il Rally Bianco-Azzurro, gara su strade asfaltate tutte all'interno del territorio di San Marino. 9 le speciali in programma, ma 8 quelle disputate, poiché al primo giro quella più lunga, chiamata la Casa 1, è annullata, accorciando di quasi 10 km il rally. Con sole accecante e temperature elevate, la 21esima edizione della gara, organizzata dalla Scuderia San Marino, si rivela una vera e propria lotta interna, sebbene il terzo incomodo Alessio Pisi con Daniele Conti, su Skoda Fabia, riesce a prevalere e stacca all'arrivo di soli 6 decimi il sammarinese Jader Vagnini con Elisabetta Franchina a destra. Chiudono il podio in terza posizione Paolo Segantini con David Castiglioni, con un divario di poco superiore 30 secondi, e quarto alla fine il russo Nikolaj Gryazin, vincitore tra le Rally 4 e tra le auto a due ruote motrici, mentre Pietro Penserini e Gabriele Romei chiudono i top 5 sulla Clio Super 1006 di classe RC3M. Domenica mattina non pochi colpi di scena, ad iniziare dal ritiro dei vincitori del 2001, Raschi Selva, per problemi al motore della loro Hyundai i20, e stessa condizione colpisce Magnani Gabrielli per rottura di una testina dello sterzo. Ne approfitta Pisi, che si conferma leader della generale anche dopo il secondo giro sulle speciali, poiché sulla gialla Skoda della Pro Sport Vagnini riesce ad insidiarlo solo sulla speciale 4, la San Marino 2, ma il ligure mezzo sammarinese prevale nelle altre due e mantiene la testa della classifica con quasi 6 secondi di vantaggio. Nel pomeriggio Vagnini attacca e vince tutti i tratti crono, ma non riesce ad azzerare il gap accumulato e Pisi resta leader per pochissimo, 6 decimi, vincendo così il suo primo rally bianco-azzurro. Al terzo posto Segantini Castiglioni per un podio tutto Skoda, con due auto della Toscana Pavel Group in prima e terza posizione. Notevole il quarto posto finale del russo Gryazin, che sulla 208 Rally 4 contiene il divario dalle più potenti R5 in poco più di 80 secondi, esattamente come fanno Pensierini Romei, quinti al traguardo con l'aspirata Super 1006, ad oltre 2 minuti dalla vetta. Bizocchi Manfredi chiudono al sesto posto ma vincono la classe A7 su Clio Williams. Tommasini Spadoni, settimi su un'altra 208 Rally 4, precedono in 12 secondi Mettifogo Melesi, mentre Martinelli Micheletti, nonni assoluti, vincono la classe R3 e Pagnan Mondin chiudono i top 10 dell'assoluta. 38 dei 54 partenti concludono la gara organizzata dalla Scuderia San Marino, che passata l'estate proporrà l'edizione 2022 della Road di Halloween. Una vittoria straordinaria, ce l'abbiamo messa tutta subito dall'inizio. E sull'ultima prova, a un chilometro dalla fine, ci siamo girati e abbiamo detto dai, la gara è persa, però abbiamo attaccato molto nel pezzo iniziale, quindi dai, siamo riusciti a far bene. Ringrazio la squadra per la super macchina che ci ha portato dietro, e ce l'ha riuscito a cucircela addosso come volevamo, e un grazie soprattutto al navigatore Daniele, che nei momenti proprio più difficili lui dà sempre il meglio, quindi mi dà una carica bestiale. Beh, direi che si è conclusa un'edizione molto combattuta di questa gara. Abbiamo una classifica finale dove tra il primo e il secondo ci sono 6 decimi di differenza, quindi direi che è stata una battaglia fino all'ultimo metro. Uno spettacolo migliore non ce lo potevamo aspettare, insomma. Le novità per il 2023 sono già in piedi e il percorso e le collaborazioni sono già in atto. Vogliamo crescere e penso che lo spirito giusto ci sia, insomma, vogliamo crescere come gara, vogliamo crescere come scuderia. Chiuderemo l'anno con l'Halloween Ronde, che è un'edizione che l'anno scorso ha portato tanto successo a San Marino e tanti partecipanti, la ripetiamo e speriamo di avere la stessa affluenza dello scorso anno.